usando in quella per i forum dei makers con Arduino, uno dei progetti che ho trovato maggiormente gettonato negli ultimi periodi è quello che riguarda la realizzazione di un rover, ovvero una piccola macchinina dotata di molti sensori che è in grado di diagnosticare, di rilevare la presenza di ostacoli, scansarli e eventualmente nei progetti più complessi, tramite molti sensori, come dicevo prima, riuscire a ricostruire una mappa dell'ambiente dove si trova in modo da evitare gli ostacoli, sapendone già l'esistenza, senza bisogno di rilevarli volta a volta. Alla base di un progetto del genere c'è sicuramente la necessità di rilevare delle distanze. E come si misurano le distanze in maniera semplice ed economica o Arduino? Il sensore che, senza dubbio, garantisce il miglior rapporto, prestazioni, prezzo e facilità d'uso è l'HR-SR04, ovvero un sensore che si basa sul tempo di volo di un fronte d'onda ultrasonico e in base a questo riesce a dedurre la distanza. Chiaramente tutto tramite l'elaborazione di Arduino. Adesso vi mostrerò brevemente un frammento di codice molto minimale in modo da capire come funziona, ma prima vi spiegherò la parte hardware di questo sensore. Questo sensore è dotato di due pin di alimentazione VCC e GND e due pin di controllo TRIG e ECHO. Il pin TRIG è controllato tramite un digitale di Arduino e rappresenta il momento, lo stimolo a partire dal quale il sensore eroga l'onda ultrasonica su quale si baserà la misura della distanza. L'onda ultrasonica rimbalzerà sull'ostacolo tornando indietro e al momento in cui il sensore riceverà il fronte d'onda alzerà il pin ECHO che su Arduino sarà impostato come ingresso e non come uscita, a differenza del pin TRIG. C'è da fare una considerazione banale, forse è superflua, però vorrei farvela. Tutta la misura del tutto questo giochino di misura delle distanze si basa sul fatto che noi assumiamo la velocità del suono costante, che a 20 gradi è di circa 343 metri al secondo. C'è da considerare che con la temperatura questa velocità varia di circa 6 metri al secondo ogni 10 gradi. Non sono poi così pochi. Diciamo che se ci fosse una variazione di temperatura ambiente da 20 gradi a 30 gradi si potrebbe commettere un errore di circa il 2%, che non è poco, sarebbero 2 cm su un metro. Potrebbe essere un errore che per alcune misure non è trascurabile. Adesso passiamo a vedere il codice insieme. Io per semplicità non ve lo sto a riscrivere davanti, ma ve lo spiego. Ecco qui, questo è l'esempio più semplice e minimale che ho trovato, però l'ho reputato abbastanza esplicativo e sufficientemente esaustivo. Diciamo che questo sensore è così semplice che non necessiterebbe nemmeno di una libreria dedicata, però una libreria c'è e noi la usiamo, la libreria NewPing. Sotto questo video trovate il link per poterla scaricare oppure il link all'articolo del blog dove spiega esattamente quello che io vi sto dicendo a voce in maniera più approfondita. L'esempio allora, diciamo, voi dovete scaricare e includere la libreria NewPing come è illustrato nel video apposito dove spieghiamo come inserire le librerie e partiamo con il definire i pin. Trigger pin noi l'abbiamo assegnato al pin numero 9, echo pin al numero 10, max distance 100 espressa in centimetri, ovvero che oltre un tempo che corrisponde a una misura maggiore di un metro mi dà timeout e mi dà un restituisce un valore nullo, 0. Istanziamo l'oggetto sonar della classe newPing e gli diamo in pasto i tre valori, ovvero i pin trigger, ovvero lo stimolo all'emissione dell'onda acustica, l'echo pin, ovvero
il pin che diventa alto al momento della ricezione della riflessione dell'onda, e max distance la distanza massima. Inizializziamo la seriale perché questo esempio stamperà sul monitor seriale i valori di distanza, e nel loop stampiamo semplicemente il valore che l'oggetto sonar mi restituirà tramite il metodo ping centimetri, ovvero l'oggetto sonar misurerà il tempo che intercorre tra l'attivazione del pin trigger e la risposta che io riceverò sull'eco pin, e lo tradurrà in base alla costante che io supporrò la velocità di propagazione del suono in aria, che in questo esempio, che questa libreria assume di 350, come se fosse aria circa a 30 gradi, quindi se voi avete dell'aria a 20 gradi sappiate che state commettendo un piccolo errore. Ma vediamo come funziona. Noi compiliamo lo sketch, lo carichiamo e verifichiamo che effettivamente funzioni. Bene, apriamo il monitor seriale. Centimetri, perché probabilmente la distanza che ora sta misurando lui è maggiore a quella di un metro. Io interpongo la mano. 10 8 7 5 35, vedete, è molto veloce, e se tengo la mano ferma è anche molto stabile. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione, ciao.